pittoriche è tra i più difficili in assoluto. Perché pensano... Io ti faccio la prima domanda, ci descrivo le difficoltà della tecnica dell'acquarello in modo tale... Se mi dà 3 ore ce la faccio. Non lo so. Facciamo il signore degli... Quali sono le particolarità della tecnica dell'acquarello? Il principio è sciogliere un pigmento, cioè di origine a volte chimica, a volte naturale, ma è nato come prodotto naturale, sciogliere il pigmento su una superficie di acqua, su un foglio preparato specificatamente per l'acquarello, viene bagnato il foglio, viene sciolto il pigmento. A dirlo è semplice, farlo non lo è, perché bisogna considerare l'esecuzione a dei tempi molto brevi, la materia non è controllabile, perché è come mettere una goccia d'inchiostro sopra una pozza d'acqua, la pozza d'acqua va a disperdere completamente il colore, avviene la stessa cosa come in questo caso, io ho tracciato delle pennellate molto dense, ho spruzzato l'acqua sotto e ho creato l'effetto delle onde, però sono effetti che si ottengono dopo anni di sperimentazione, anni di lavoro e di manualità. È una tecnica estremamente difficile, non si può correggere, il bianco che vedete è la parte non dipinta dell'acquerello, quindi pensate, con tutti questi getti d'acqua, di spruzzi fatti direttamente sul foglio, bisogna riuscire a creare quello che si vuole esprimere, in questo caso una scogliera in questo momento di tempesta. Sono effetti meravigliosi, ma molto difficili da realizzare. Adesso arriva Fabriano in Acquarello 2021, di cosa si tratta? È un evento a livello mondiale, ci sono circa 70-80 paesi da tutto il mondo che partecipano a questa kermesse di pittori di acquarello, e specifico per l'acquarello. Quindi da tutto il mondo c'è, purtroppo in questo caso solo online causa Covid, ma generalmente viene fatto sul posto, io l'ho vissuto per diversi anni perché sono stata selezionata diverse volte. Quest'anno ho l'onore di essere un artista ospite che farà il video in diretta. Quindi ci sono già delle date programmate e io sarò presente, quindi mi sento molto onorata e molto lieta di essere in questo evento, partecipare con dei colleghi internazionali. Qual è l'emozione che prova nell'avere una mostra nella sua città? Beh, è sempre un ritorno a casa. Io ho vissuto per tanto tempo a Milano, sono stata all'estero, ho vissuto all'estero, tornare a casa è sempre... nelle proprie radici, nei propri luoghi è sempre molto bello. E quindi in particolare io ho sempre dedicato i soggetti della natura nei miei dipinti ad acquarello e li ho portati proprio per condividere il nostro territorio, quello che mi ispira, quello che mi dà le emozioni della natura che io amo. In aggiunta ho portato anche una cosa un po' diversa dal solito, sono questi grandi dipinti che ho fatto che sono rivolti al mare, alle scogliere. Qui vediamo per esempio ancora uno degli acquarelli che ho dedicato alla natura, qui siamo nel periodo della primavera, quindi rinascita. Rinascita è il titolo di questa mostra che vuole essere una ripartenza in tutti i sensi, anche per me, che ho avuto un periodo di grande fermo
generale, come tutti gli amici artisti. Adesso vogliamo ricominciare, quindi con la gioia, col colore, però non dimenticando anche delle situazioni invece più pesanti che hanno comunque segnato le nostre tavolozze di colore. E lo vediamo per esempio in queste opere, dove io ho descritto anche dei momenti di autunno-inverno, dei momenti che comunque nascondevano una certa angoscia o una certa solitudine, cosa che tutti quanti abbiamo provato. Questo è uno degli esempi di queste nostre paludi nell'inverno. L'unica presenza, per esempio, era il volo degli uccelli. Quindi questa è una delle tematiche che io amo molto e che viene realizzata in un solo colore.